Volta il tuo viso verso il sole e le ombre cadranno dietro di te. È questa la benedizione popolare che contraddistingue il nostro viaggio a Tarento, adagiato su un ampio terrazzo naturale. Qui siamo a Tarento, il paese del sole, all'entrata della Val Pustaria. Tarento a 1210 metri con 1750 abitanti. Tarento vanta il maggior numero di ore di sole in tutto l'Alto Adige, 2285 all'anno, e qui troviamo sempre temperature miti con stagioni splendenti e dorate. Grazie alla favorevole posizione geografica, questo terrazzo al sole ha ospitato insediamenti umani sin da epoche molto remote, come testimoniano i numerosi ritrovamenti e la derivazione stessa del toponimo. Tarento deriva dal latino, vuol dire torrente, e abbiamo due torrenti qui a Tarento, no? Quello della valle Rio Vena e dall'altra parte, no, quello della valle di Tarento che arriva fin alla cima di Tarento. Un luogo solcato dalla forza delle acque, nominato per la prima volta in un antico manoscritto all'alba dell'anno 1000. Gli insediamenti più consistenti, che hanno dato forma ai borghi di oggi, sarebbero stati fondati da popolazioni di origine bavarese agli inizi del VII secolo. Queste genti operarono una prima trasformazione del territorio. Un parco di sboscamento aprì la strada alla fiorente agricoltura di montagna che ha rappresentato per secoli la prima fonte di sostentamento. Ricco quanto la remota storia di questo villaggio è il patrimonio architettonico e religioso. La cristianizzazione di Tarento prese avvio sovrapponendosi lentamente alle precedenti credenze. Gli insediamenti pagani e i luoghi di culto più importanti vennero sovraedificati con le chiese cristiane di San Giorgio, San Zeno e Santa Margherita. Già i patrocini sono sufficienti per identificare un periodo di costruzione molto antico. Tutti questi santi, infatti, sono sinonimo della lotta contro gli antichi culti, spesso personificati dalla figura del drago, e a protezione dalle forze distruttrici della natura. La chiesa parrocchiale si trova in cima ad una breve collina che digrada rapida verso sud-ovest e verso nord. Chiesa si chiama Chiesa San Giorgio di Tarento, no? E le prime notizie abbiamo già dall'anno 1000 d.C. e San Giorgio è il nostro patrono. E festeggiamo ogni anno il 26 di aprile una grande festa, no? Di San Giorgio. La struttura che possiamo ammirare oggi è il risultato di numerosi rifacimenti e ampliamenti, l'ultimo avvenuto tra il 1848 e il 1850. Accanto alla parrocchiale si trova la tardogotica Cappella di Santa Croce, consacrata nel 1520. Altrettanto antica è la chiesa di Santa Margherita, un'altra grande vincitrice del paganesimo e delle tentazioni maligne, sita presso la frazione di Marga e menzionata per la prima volta nel 1309. Il dialogo tra elementi sacri è ancora forte tra questi monti, benedetti e travolti al contempo dalla forza delle acque. Ciò che sopravvive degli antichi culti si è trasformato in leggenda
trasmessa di generazione in generazione. Gli spiriti della montagna, nani, demoni e streghe, hanno dato il nome ad una serie di itinerari che conducono ai luoghi mistici del comprensorio. I sentieri di Taranto sono per qualsiasi età e anche per tutti, per i giovani, per gli adulti, anche per le famiglie. Si può salire fino a 2800 metri e anche qui in paese abbiamo dei sentieri proprio adatti per famiglie. Uno dei percorsi più affascinanti è certamente quello che conduce alle piramidi di terra e alla Valle dei Mulini. La formazione delle piramidi risale con molta probabilità al 1837. Nel corso di uno dei tanto temuti temporali, la forza dell'acqua condusse a valle una parte di montagna. Nei decenni successivi, l'erosione ha coinvolto due diversi massi detritici. Dal materiale friabile protetto da blocchi di roccia si formano le ormai famose piramidi di terra, mentre dal materiale non protetto si sgretolano di temporale in temporale creste e coste. Uno scenario in continuo mutamento. Saliamo ora lungo la montagna. Un agevole sentiero ci conduce fino ad un solarium naturale, primo nel suo genere in Alto Adige. La luminosità di questa località baciata dal sole ha effetti benefici sull'umore. Una gita al solarium offre la possibilità di rallentare il ritmo della quotidianità e di fare una sana terapia di vitamina D, senza dimenticare di godere della meravigliosa vista panoramica sulle Dolomiti. La forza dei torrenti ci accompagna in questa nostra passeggiata lungo il rio Taranto. Approdiamo così al sentiero didattico dei mulini, sette strutture in tutto risalenti a circa 500 anni fa, dove ancora oggi i contadini macinano il grano. Questo cereale in particolare costituisce un elemento fondamentale per un villaggio situato su un terrazzo soleggiato di montagna, tanto che Taranto era considerato in passato il granaio della Valpusteria. Ancora oggi, delle 590 famiglie che vivono a Taranto, 120 sono prevalentemente composte da agricoltori. La storia economica, Taranto sicuramente è un paese proprio composto da contadini, ancora oggi. Ne contiamo circa 115 aziende agricole, sempre con delle unità piccole, devo dire, dall'altro lato. Però adesso ormai da 55 anni proprio il turismo abbiamo un buon sviluppo. Ormai siamo arrivati a 1200 letti e l'obiettivo sarebbe nei prossimi 5-6 anni proprio investire di nuovo e arrivare a 1600 letti. A Taranto, agricoltura e turismo sono due asset economici fondamentali che si fondono offrendo al visitatore la possibilità di immergersi autenticamente nella cultura locale. Abbiamo tanti hotel, abbiamo tanti apartment e abbiamo anche dei masi dove si può dormire vicino alle mucche, vicino alla stalla. Un soggiorno atipico che ben si sposa con i numerosi eventi di stampo agreste che qui punteggiano l'annata. La festa del ritorno dall'alpeggio, ad esempio, che si svolge a Taranto ogni anno nel mese di ottobre, ripercorre gli antichi fasti del rientro alla stalla, portando in piazza le specialità locali e l'abbondanza del raccolto.
È un progetto nato circa 15 anni fa, una collaborazione tra turismo e agricoltura, e su quella base proprio abbiamo parecchie manifestazioni dove proprio all'ospite facciamo vedere un attimo la nostra realtà e dall'altro lato le nostre specialità locali. Taranto, dunque, non offre solamente natura e tante ore di sole, ma anche innumerevoli proposte culturali. Qui, dove il paesaggio è caratterizzato dall'ardore e dall'impegno contadino, si ama festeggiare coinvolgendo il viaggiatore, che molto spesso diventa fedele ed esperto a sua volta. Devo dire che soprattutto durante l'estate quasi 80% dei turisti sono di lingua italiana, no? Che vengono già da molti anni. Mi ricordo che un ospite ha preso l'anno scorso la medaglia d'oro, no, per ospite fedele, perché è venuto 60 anni qui a Taranto. Un'occasione per entrare in contatto con un mondo ormai quasi dimenticato, immerso in una natura in continuo mutamento, solcata da rivoli, sentieri e leggende. Taranto ci fa sentire a casa.